Ma la Sicilia quale altre tradizioni ha? Ma secondo me basta ascoltare Camilleri quando racconta delle dominazioni. La Sicilia ha avuto 13 dominazioni. È chiaro che tutte le dominazioni che hanno riguardato popoli della Grecia, dell'Arabia, tutti quelli che gravitano intorno al bacino del Mediterraneo, hanno da sempre curato il tema dei morti con tutta una serie di tradizioni. Ad esempio, si banchettava nei cimiteri, oppure tuttora c'è l'usanza in Sicilia di produrre dei dolcetti proprio in questo specifico periodo. Ma i bambini siciliani aspettavano il giorno dei morti perché i loro avi le avrebbero portato il dolcetto. Una cosa invece poi abbiamo spostato, pensate al Natale, no? È chiaro che cambiano le culture, cambiano le cose. Quello che secondo me dobbiamo mantenere è l'aspetto veramente culturale, vuol dire conoscere perché siamo qui, perché siamo arrivati fino a questo punto. Se adesso arriva Halloween e diventa meramente una cosa con tre bambini vestiti da vampiri o altro, secondo me perdiamo i significati veri. E questo è il tema. Ci sganciamo da un nostro bagaglio Ma ci sganciamo dal culturale. nostro bagaglio che secondo me non è fatto solo sganciarsi. Perché Lo l'uomo neghiamo, è forse. ma perché l'uomo in questi millenni ha così metabolizzato o esorcizzato la morte, l'ha trasformata con la religione cattolica in realtà in vita, in bellezza, in rinascita. E quindi capire che l'uomo sul mondo che vive, no? Poi alla fine incontrerà la morte un giorno, ma quanto questa può dare anche nuova vita. E questo dialogo anche verso l'aldilà, pensare alla risurrezione, pensare al paradiso e quindi un qualcosa che anche nella vita terrena ti possa guidare.